Non si può quantificare. Non riusciva nemmeno a togliere i nodi. Dura solo a turchini e turchine. E tu me la devi fare a me. Ho tagliato i capelli dopo 2 anni che non li spuntavo nemmeno. Li ho nascosti perché vi voglio parlare del perché, del per come e farvi vedere anche un video sulle acconciature che ho fatto prima di tagliarli. Qua c'è un ciuffo che esce, non fateci caso, perché comunque io li facevo anche crescere per fare le acconciature. So che non sono molto brava. Cominciamo dicendo ciao a tutti, trucchine e trucchini. Se vi piacciono questi video fatemelo sapere, commentate, scrivetemi ogni quanto tagliate i capelli. Io personalmente ho capito dallo sguardo del mio parrucchiere che bisognerebbe comunque curarli ogni 4 mesi. E mentre io li ho tagliati l'ultima volta e nemmeno tanto per il matrimonio di mio fratello, che è stato a settembre del 2021. Se vi ricordate, io nel 2021 avevo avuto il Covid, c'era stata insomma tutta quella brutta situazione in famiglia perché, per chi non lo sapesse, mia mamma è andata a finire in terapia intensiva. E tra gli effetti collaterali del Covid c'era stata proprio la perdita massiccia di capelli, mi cadevano a ciocche e io ho cercato rimedi in tutti i modi. Sono riuscita a recuperare la situazione, ma ovviamente i capelli, le punte erano proprio vuote. Potete vedere in questa immagine quanto fossero lunghi i miei capelli. Belli sì, ma secondo me no, perché il capello deve essere lungo e sano e pieno. E tra le cose che ho ripreso ad utilizzare c'è anche Cure. Io non so se vi ricordate di Cure. Ve ne parlo esattamente dal 2021. Non ho mai smesso di prendere queste vitamine, anche perché c'è la possibilità di averle consegnate ogni mese, quindi non ci dovete nemmeno pensare. Da quando prendo Cure, poi vedrete come sono diventati i miei capelli. Sono riuscita a recuperare la situazione e le vitamine per fare effetto hanno bisogno di tempo e queste sono ottime. Innanzitutto è carino il dispenser che io tengo in cucina, anche in casa nuova lo metterò nella nuova cucina, così posso prendere le mie vitamine dal dispenser. È tutto in carta, senza film di plastica riciclabile, tutto prodotto in Europa, principalmente Francia e Belgio. La maggior parte degli ingredienti di queste vitamine sono biologici e anche brevettati, cioè sono delle combinazioni di integratori che non troverete da nessun'altra parte. E in particolare ce n'è uno che è un complesso per la crescita, quindi anticaduta, per i capelli uomo e donna, che io ho trovato miracoloso e mi preparo quindi alla caduta di capelli che ci saranno ora d'estate. Vi invito a fare il test sul sito in cui potete vedere e visualizzare quali sono i vostri bisogni, oppure se già lo sapete perché avete consultato il vostro medico, il vostro nutrizionista, trovate una varietà infinita di integratori che potete anche mixare, prenderne uno, due, tre, io in particolare ne prendo quattro. Ovviamente vi lascio sempre il mio solito codice sconto con il link in descrizione in cui avrete il 30% di sconto sul primo ordine. Grazie, Cure! Quindi io, prima di farvi vedere i miei capelli, ora vi lascio a un video che ho registrato un paio di settimane fa con la mia amica Rossella, che tra l'altro è anche l'architetto della mia casa, ma siamo veramente tantissimo, tantissimo amiche. Che mi ha fatto 2 o 3 acconciature. Non sono riuscita tutte come volevamo, ma sono stupende. Lei è una maga. E alla fine lei dice che sono facili, poi dite voi. Dopodiché ci ritroviamo qua e vi faccio vedere come sono i miei capelli adesso. Questa è la mia amica Rossella, è riuscita Ciao. a creare 3 acconciature, 3 su 3. Vabbè, la seconda non è venuta tanto bene. Ah, Non sono non sarà soddisfatta. venuta tanto bene, ma è una cosa mostruosa, incredibile. È riuscita a farla e non mi ha strappato i capelli. Quindi in questo video vi faccio vedere diverse acconciature e ne realizziamo 3. Quindi non perdetelo. Lei è un architetto, non è una parrucchiera, però è bravissima. E quale ti è piaciuta di più? La 2 e la 3. La 2 e la 3. Ditemi se anche per voi è la stessa cosa. Io penso che vado a applicare così. Mi raccomando, guardate tutto il video. Ciao! Ciao! Bisogna sempre pettinare perfettamente i capelli. Mamma, quello che dovete sapere è che io ho un problema. Io sono dipendente da qualsiasi cosa, qualsiasi persona, cosa che mi tocchi i capelli. Io già sento un brivido su... Ma che bellezza! Rischierò di addormentarmi. Lunghi e sottili. E nodosi.
Infatti già si è creato un nodo senza motivo. Che i miei capelli in realtà non vogliono essere acconciati. Raccontagli l'aneddoto in palestra. Allora, c'è un elastico in particolare. Momento della tua vita quando usi quella cosa. Io ho questo che è carinissimo, l'ho preso su AliExpress, ma con i miei capelli praticamente vuol dire diventare pelata ogni volta che uso questo elastico, perché puntualmente mi esce un rastone così e lei me lo deve sciogliere. Quindi la signorina fa: questo è molto facile. Per te è una treccia normale. Io non la so fare se non è davanti. Neanche di lato? No. Sorry, ma purtroppo sono anche molto lunghi, quindi finirai tra un'ora e un quarto. Questo non si deve bloccare del tutto, quindi non faremo tanti giri, anche perché ora l'allarghiamo. Qui si potrebbero fare anche altre trecce, tipo quella spiga. Io sto facendo una treccina normale. Per me è già il lusso questo. Perché? Perché io non so fare manco quelle normali di lato. Dopodiché Gaia finalmente si taglierà i capelli. Sì, non li taglio dal 2021. Sembra per il fatto che tu ce l'hai sottili i capelli. E che comunque molti me li sono strappati, cioè proprio nella parte finale sono pochi. Devo iniziare ad allargare da sopra. Guarda questa e guarda quella. Dovete sapere che Rossella è allergica a tantissime cose, cosmetici, sostanze varie, pollini, e quindi facendo cosmetici in casa, essendo lei la mia migliore amica, chi fare provare le ultime cose, le ultime novità? Da 16 anni in su. Rossella. Quindi ho cercato di ucciderla varie volte, è gonfiata, è squamata, si è arrossata. Pentelanna Coco. Però è ancora qui, quindi alla fine sono una persona buona o lei è molto fortunata? Comunque, finora non siamo andate a finire in ospedale. Ma c'è sempre tempo per questo. Guarda. Ecco, si continua la girati, si continua la linea che io ti ho fatto qua, per prendere tutta questa ciocca, questa porzione di capelli e appuntarla con l'altro elastico più grosso. Mi vede? Oh, mamma. Semplicemente questo. Tra che mi abbasso? Lascia. Ti stanno molto bene i capelli legati. Così. Non sono capace. E non vedo niente, già mi piace, capite? Non vedo. Cioè, vedo che i capelli così. Basta, fine. Poi tu immaginati. Chiaramente tutti i capelli magari mossi, le punte mosse. Perché si vede tutto il particolare delle due trecce che girano così. Allora, se io dovessi farlo a qualcuno, sono sicura che ci riuscirei, perché io vedo quello che faccio. Allora dobbiamo provare che tu me la devi fare a me. Se volete conquistarmi, toccatemi i capelli. Filippo che guarda con la sua faccia. Ma Filippo lo sa, quando sono particolari... Già gli occhi rossi. No, è una cosa così. Droga. Ok. Ci rendiamo conto. Non si può, non si vede, non si può quantificare. Dura solo trucchine e trucchine. Cioè, nel frattempo si sta sciogliendo la cosa. I capelli troppo lisci, insomma, questa cosa qua. Molto... Che insomma, l'avete vista in tanti video cinesi. Girare e rotolare. Non so che cosa potrà succedere. Niente. Sta fermo. Ma che ne so? Non si vedrà mai. Vabbè. Allora, questo è il principio della treccia greca, giusto? No, non mi chiedere perché io... Iniziamo. Okay, si vedere. Divide in tre. Una si divide in tre. Poi si fa un inizio di treccia, quindi si...
girano. Si girano così, poi questo prendi una ciocchina e l'aggiungi. Wow, bellissimo ti è venuto! Non è venuto meglio. Non l'avevo visto. Girate un pochino. Avete visto cosa è stata in grado di realizzare Rossella? Io sono rimasta sconvolta. Adesso vi faccio vedere come sono i miei capelli. Sono arrivata in parrucchieria e ho detto, qua non riescono nemmeno bene. La ragazza, io sono arrivata con i capelli legati, la ragazza era sconvolta, li ha sciolti e praticamente si impilavano nello scarico del lavandino e non riusciva nemmeno a togliere i nodi perché erano arrivati secchi, vuoti, schifosi, le varie pieghe che ho fatto male, il mare, il sole, il sale, tutte queste assonanze. E allora ho detto, sai che c'è? Tagliameli qua. E mi ha fatto un'impressione perché, sì, ok, sono capelli, ricrescono, ma fanno parte della nostra personalità, della nostra, del nostro modo di gesticolare, di comportarci. Quindi io ero abituata che, insomma, me li sentivo. A un certo punto ho detto, aspetta, è finito, e questo è il risultato finale. Non erano proprio rovinatissimi, ma non erano per niente sani, ma questa è stata solo colpa mia e anche del Covid. Cioè sono state un po' di cose insieme, perché io comunque ho fatto tanto, ma quei capelli che ormai si erano rovinati non si potevano più recuperare. E adesso sciolgo i capelli. Questa è la lunghezza dei capelli di Gaia. Cioè, ora finalmente entrano nell'inquadratura. Questo è il primo video YouTube che faccio con i capelli. Io dico corti, però non sono corti, sono capelli medi, lunghi. Ditemelo voi, secondo voi, che lunghezza è. Mi piacciono tantissimo, sono sanissimi, perché comunque quelli che mi sono cresciuti, grazie alle cure, ai prodotti che ho utilizzato, sono cresciuti bene. Cioè, in 2 anni penso che almeno siamo qua. Guardate... guardate che capelli, considerate che questa è una piega che ho fatto già io, perché è passato qualche giorno da quando sono stata al parrucchiere, e cioè, perché non l'ho fatto prima? Perché non l'ho fatto prima? Quindi questo è un invito a non essere dipendenti dalla routine, dal modo di vederci allo specchio, ma essere sempre inclini a volersi al meglio, piacersi e curarsi tanto. Quindi se avete il dubbio se tagliare i capelli o meno, io vi consiglio di farlo, perché ne vale assolutamente la pena. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!